Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi sono molto contenta perché proveremo insieme un sacco di nuove cosine che mi sono appena arrivate, tra cui la collezione backstage Dior, c'è la cipria di By Terry che in tantissimi avete chiesto di testare con voi, la nuova palette to face, insomma un sacco di prodotti nuovi e non vedo l'ora di testarli, quindi iniziamo subito, vediamo come si comportano e come al solito vi dirò sinceramente che cosa ne penso, se mi piacciono oppure se sono tremendi. Vediamo, primo prodotto che andiamo a testare oggi è di Benefit ed è il nuovo The Pore Professional. Questo è il Pearl Primer, cioè molto simile al Pore Professional che conosciamo, che uso da secoli, però questo è appunto leggermente perlato, quindi va sì a minimizzare l'effetto dei, cioè i pori dilatati eccetera, fa da primer, però non è opaco, è leggermente illuminante, che se non mi rende la pelle allora andiamo a stenderlo specialmente sul naso, visto che sono piena di punti neri, abbiamo visto nell'ultimo video molto imbarazzantemente, se un prodotto riesce ad opacizzarmi la pelle, quindi a far sì che non diventi tutta lucida ma al contempo me la rende luminosa e dall'aspetto sano, insomma è una cosa che mi piace. Allora, per adesso vi devo dire che non mi sembra. Sì, ok, riesco a vedere la pelle illuminata, ma non lucida. Devo dire che mi piace, me l'aspettavo più lucido come primer. Invece non sembra, anzi è opacizzante, però ti dà questo effetto luminoso, che però appunto non so se si vedrà sotto il fondotinta, Notare questo non lo so. Comunque andrei ad applicarne ancora un po' sulle guance, just to be sure. Perché ho notato che senza primer, sinceramente, su di me il fondotinta non tiene assolutamente, quindi abbondiamo pure. Poi fondotinta, ho ovviamente il fondotinta Dior Backstage in diverse tonalità. Credo di dover mischiare queste due, che sono la 0N e la 2N, per ottenere il mio colore, che penso sarebbe l'1N, non so se esiste, ma a vederlo questo mi sembra un pochino troppo chiaro e questo mi sembra un pochino troppo scuro rispetto magari al mio collo, non lo so. E quindi andremo a testare, a provare, a cercare di trovare la tonalità giusta. Ho shakerato per bene il fondotinta in entrambe le boccette, appena l'ho aperto stavo uscendo da solo. Non so come sia possibile, ma deve essere questione di packaging. Comunque ho mischiato tre parti di quello chiaro e una parte di quello scuro. Andiamo a vedere com'è il colore, se è simile oppure no alla mia pelle. Beh, allora, questo fondotinta sicuramente non è coprente. Sono abituata a fondotinta che mi coprono meglio la pelle. Vado ad aggiungere un po' del fondotinta scuro, perché secondo me è troppo chiaro. Ok, vediamo così. Allora, sì, è molto meglio come colore, almeno mi sembra in videocamera. Devo dirvi però che mi aspettavo che fosse un pochino più coprente questo fondotinta e lo sento anche molto profumato, il profumo è molto buono, però ho sempre paura che i prodotti per la pelle molto profumati mi diano reazione, perché purtroppo con la mia pelle succede, lo sapete. La coprenza è modulabile, inizialmente mi sembrava veramente troppo poco coprente, adesso invece non è male, anche se il brufoletto, siamo sinceri, qua continua a vedersi e non me lo copre, ma poi andremo ovviamente ad applicarci il correttore. Così è decisamente troppo chiaro, vado a prelevare un po' solo del colore 2N e lo picchietto, che è decisamente troppo chiaro, però vi posso dire la verità, io addosso questo fondotinta me lo vedo, forse va applicato in un modo diverso, con un prodotto diverso, non con la Beauty Blender, non lo so. Io però lo vedo addosso e questa cosa non mi piace. Cioè, un buon fondotinta, cioè il fondotinta non si deve vedere addosso. Poi ovviamente ci sono fondotinta che vanno un po' sperimentati e inizialmente magari non si sa applicarli bene, però io questo me lo vedo addosso e non è niente di terribile, però mi aspettavo da un face and body che appunto che non si vedesse o che comunque fosse un pochino più naturale. Adesso da questa distanza è naturale e va tutto bene, se però metto lo specchio un po' più vicino, cioè io il fondotinta lo vedo.
questo fondotinta è un po' un nì, almeno per quanto mi riguarda, poi vedremo come sarà, magari proverò ad applicarlo con un pennello, però davvero nì. Poi correttore, non ho, devo dire, un correttore nuovo da utilizzare questa volta. Ho questo di Mesauda che ho provato un paio di volte, non so se l'ho mai usato in videocamera, penso di sì, è comunque uno degli ultimi, anzi l'ultimo che mi è arrivato, però il colore più chiaro, che è Porcelain, è il 301, almeno su di me, secondo me, è leggermente troppo scuro, quindi sì, vedete che è quasi rossiccio, quindi no, decisamente no. Ho recuperato il mio Naked Skin, io amo questo correttore, è chiaro, illumina, non si ferma nelle pieghette, non si vede e mi trovo sempre molto bene con questo correttore, anche se non è nuovo perché lo uso veramente da secoli, ma lo amo. Tic! Sul brufoletto. Poi, super super richiesta da voi, perché io non la conoscevo, mi avete chiesto in tantissimi di farvela vedere e di testarla, è la nuova cipria in polvere libera di Becca Cosmetics. Questa è una cipria particolare perché dovrebbe, una volta applicata, essere, cioè darti un po' la sensazione di fresco, come se stessi applicando dell'acqua sul viso. Andremo a vedere se effettivamente è così. Proviamola un attimo sulla mano. Sì, oddio che strano, è vero, vi garantisco che è vero, provatela magari e testatela, sì, è assolutamente vero, sì, sembra, non lo so, è strano, sembra come se ci fosse appunto dell'acqua sulla pelle, ma in realtà è lei, quindi che figata. Un altro prodotto conosco che è simile ed è un ombretto di Givenchy dell'ultima collezione, se non sbaglio, che fa lo stesso effetto, però in cipria un prodotto così non l'ho mai provato, quindi vediamo un po' com'è applicarlo sul viso. Oddio! No, vabbè! No, vabbè! Ragazzi, è molto più strano applicarlo sul viso che... Oddio! No, vabbè, è stranissimo! No, vi giuro, no, vabbè. Sembra che il mio pennello sia bagnato, non so se è un bene o un male, ma è veramente la cosa più strana al mondo, cioè io non ho mai provato un prodotto così strano. Andrei ad applicarne chili solo per sentire questo effetto rinfrescante e vi giuro, avete presente quando non asciugate bene i pennelli e sono ancora umidi e poi vai ad usarli sul viso e senti che sono bagnati? Stesso identico effetto da questa cipria, pazzesco, stranissimo. Comunque devo dire che mi piace, sì, però ripeto, il fondotinta, almeno su di me, forse non avevo la pelle idratata a sufficienza, questo può essere, anche sotto la cipria io continuo a vederlo. Niente di grave, non è terribile, ma lo vedo e a me piacciono i fondotinta che non si vedono. Ok, applicata la cipria, sì sì, decisamente si vede ragazzi, a me... Personalmente preferisco altri fondotinta, devo essere sincera, mi dispiace molto perché lo sapete, io vi dico sempre come la penso, ma mi dispiace perché avevo altissime aspettative su questo fondotinta, di solito i face and body sono molto naturali, non si vedono, facili da stendere, per questo non è così, però ripeto, sicuramente la mia pelle era secca, quindi può essere un po' una combinazione tra i due. Continuiamo però, sempre con la collezione Backstage, ho questa palette in cui ci sono, allora, due terre e due illuminanti, insomma, cioè si può fare l'highlighting e il contouring, io vado ad utilizzare soltanto la, dove si apre, ok? Vado ad utilizzare soltanto la terra per il contouring, questa è decisamente troppo calda per il contouring, quindi vado a prelevare questa, la più chiara. E vado ad usare proprio il pennello della collezione Backstage per stenderla. E ha questa forma strana a goccia, ma dovrebbe essere ideale per terra e blush, vediamo un po'. Oddio, beh, è super super scrivente questa terra, anche troppo direi, e speriamo si sfumi bene. Sì, si sfuma molto bene, ha un bellissimo colore freddo
E questo ci piace, questo mi piace molto, devo dire. È una buona terra con un bel colore. Non so se le vendono anche separate o soltanto così nelle palette. Comunque questa terra è sicuramente, sicuramente super super approvata. Vado a fare un po' di contouring come al solito anche sul viso, che non so perché, ma è da un po' che vedo la mia fronte altissima. Non mi sono mai vista con la fronte alta, però non so perché adesso mi vedo la fronte alta, ragazzi, e quindi andiamo giù di terra per bene, tac, chili. Qui tentiamo di renderla un po' più bassa. Mio Dio, la terra ha completamente tolto tutto il fondotinta. Poi passiamo all'illuminante. Ne ho due che voglio testare. Uno è quello della collezione Backstage di Dior. Ce ne sono quattro all'interno. In realtà due sarebbero blush, però per me sono troppo troppo illuminanti per essere blush. Quindi vado a stendere semplicemente questo color champagnino su un lato del viso e poi andremo ad utilizzare questa sull'altro lato del viso, perché anche questo è un prodotto stranissimo, è una specie di illuminante in slime che, ragazzi, io devo assolutamente provare, cioè non è che posso lasciarlo là, eh. Ok, e vado a... oh, ok, allora, per illuminare illumina e anche tanto, e questo è quello Dior, però è un pochino forse troppo glitterato, boh, non lo so, forse è molto bello per l'estate, perché guardate, non so se la videocamera riesce a catturare l'effetto illuminante, però è sicuramente un bell'effetto, però secondo me, almeno per i miei gusti, è un pochino troppo glitterato, anche se sì, è bello, ma per i miei gusti un pochino troppo glitterato. Voglio andare invece dall'altra parte a provare questa, che è di Farsali. Non conosco questo brand, devo dire la verità. Si chiama Jelly Beam Illuminator. È la cosa figa di questo prodotto, e l'abbiamo visto, non so se l'ho aperto in videocamera con voi, sì, sai, sì, la cosa figa di questo prodotto è che è super gelatinoso e slime, cioè lo vedete come balla? Cioè, io anche qui, un prodotto del genere non l'avevo mai visto, e mi ispirano troppo questi prodotti strani, così mi piace che è innovativo e lancia qualcosa di nuovo. Oh, anche questo è bagnatissimo. Quindi, beh, allora, ne basta davvero pochissimo perché è super super forte. Questo andiamo a stenderlo dall'altra parte, poi vediamo la differenza. Wow! Questo però non si stende bene. Oh no, non mi piace, mamma mia, mi ha lasciato un sacco di macchie. No, vabbè. Sono tutta completamente macchiata, adesso non si toglie più. No, ok. Vado a stenderci su un po' di fondotinta di nuovo e poi riprovo. Mi ha tolto tutto il fondotinta. No, ok, questo prodotto per quanto mi riguarda è più che bocciato. Lascia macchie sul viso e non si possono togliere, non è sfumabile. Non mi piace, non mi piace affatto. Preferisco mille volte quello Dior. Questo mi ha lasciato ste macchie terribili che io, cioè, io dovrò toglierle, non posso uscire così. Poi c'è By Terry e il nuovo blush, si chiama Compact Expert Dual Powder, e il colore che ho io è Sun Desire, il numero 7. C'è questo anello un pochino più scuro e poi l'anello un pochino più chiaro all'interno. Vado a prelevare un po' tutto il colore in modo generico con il mio pennello e lo stendo sotto l'illuminante. No, da questa parte l'illuminante Dior è molto carino, vi dico la verità. È un bel illuminante, specialmente per l'estate, e mi piace, ma da questa parte è tutto disastrato. Quindi una volta che, non so se capita anche a voi, ma se applico un prodotto che non mi piace, poi automaticamente tutto il trucco non mi piace, cioè, non lo so. Passiamo agli ombretti, che è meglio. Vado a testare... aiuto! Vado a testare la nuova palette della stessa collezione Backstage. All'interno, vedevamo nel video quando vi ho fatto lo spacchettamento, c'è la base e poi ci sono gli ombretti. Io amo gli ombretti Dior, quindi sono sicura che sarà un'ottima palette. Vado a stendere appunto prima il primer semplicemente su tutta la palpebra, sia su quella mobile che su quella fissa, anche se su quella mobile poi voglio andare ad applicare un prodotto in
crema, wow. Allora, i primer che di solito stanno all'interno delle palettine, diciamoci la verità ragazze, perché qui lo sapete che io sono sempre molto sincera, i primer all'interno delle palettine fanno di solito abbastanza schifo. Ci sono di più bassa qualità rispetto ai primer che si vanno a comprare singolarmente. Questo, il primer all'interno di questa palette, è un ottimo primer. Almeno si stende bene, non è asciutto, è molto molto cremoso, molto coprente sulla palpebra, non crea grumi, mi piace. Non mi aspettavo che fosse un primer così buono, perché appunto quelli che di solito si trovano all'interno delle palette sono di qualità un pochino più scarsa rispetto ai primer singoli. Questo è un primer che mi piace ben fatta Dior. Poi vado ad utilizzare un prodotto che non mi vedete utilizzare da molto, credo sia uscito o uno o due anni fa, non è assolutamente nuovo ma è un prodotto che io amo e oggi volevo troppo usarlo ragazzi e quindi l'ho inserito in questa full face, anche perché nell'ultimo video... Era l'ultimo video? Sì, nel video di ieri, che per voi in realtà no, sarà il video dell'altro ieri, perché ieri... c'era il vlog, l'altro ieri c'era il video in cui avevo appunto quell'ombretto verde smeraldo sulla palpebra, mi avete chiesto in tantissimi, era un ombretto Kiko, anche quello di uno o due anni fa, e però oggi voglio fare lo stesso trucco, comunque molto molto simile, per farvi vedere come l'ho creato, però utilizzerò un ombretto molto simile a quello Kiko ma di un altro colore, questo è di un bellissimo bellissimo viola metallizzato ed è di Deborah Milano, è il Watery Mousse Eyeshadow Long Lasting, è veramente long lasting, questi ombretti costavano, non so se li fanno ancora, costavano pochissimo e sono pazzeschi, perché guardate il colore ed è esattamente il colore che vi ritrovate sulla palpebra, quindi oggi volevo troppo usare di nuovo questo e vado ad usare un pennello Petra Lovely Hair, che non so nemmeno da dove mi è arrivato sinceramente, comunque mi sembra adatto, anche questo credo sia la prima volta che lo uso, quindi dai, almeno il pennello è una novità. Vado a stendere il colore solo sulla palpebra mobile e cioè, rendetevi conto del colore pazzesco che ha questo ombretto, bisogna solo stare attenti a non andare a colorare le ciglia, che poi inevitabilmente con il mascara si formano grumi, e un pezzettino si è asciugato, wow, vabbè, io amo questi ombretti, specialmente per l'estate, secondo me sono pazzeschi. E voi non potete vederla, la gonna che indosso oggi, ma è dello stesso colore di questo ombretto, quindi mi andava troppo di stenderlo. Voilà. Wow. Vabbè, per me è meraviglioso. Uso il retro del pennello per andare a sfumare la linea dove finisce l'ombretto. Ora torno sulla palette di ombretti Dior, vado a prelevare... Io direi di prelevare questo marroncino satinato, molto luminoso. Lo stendo all'interno della piega, ma non salgo troppo con il colore. Tento di sfumare per bene anche il viola, che gli ombretti in crema di solito sono un pochino difficili da abbinare a quelli in polvere. Bisogna sfumarli bene. Beh, l'abbinamento devo dire che mi piace molto. In questo marroncino e questo viola. Che cosa ne dite? A me non dispiace affatto, devo dire, e si sfuma molto molto bene questo ombretto. Anche qui sempre il solito discorso, mi piace questa palette perché nonostante sia appunto una palette, non ha qualità bassa, perché di solito c'è sempre il discorso che gli ombretti e comunque i prodotti che si trovano nella palette in linea generale sono di più bassa qualità rispetto ai prodotti singoli, invece con Dior in questo caso non è così, perché questa palette ha ombretti e primer fenomenali e quindi comincia veramente ad essere un buon discorso per quanto riguarda la qualità prezzo, perché per il prezzo si hanno 8 ombretti e un primer che sono veramente pazzeschi. Vado adesso a stendere un colore leggermente più chiaro sopra e poi vado a sfumare il tutto. Vado a stendere questo che è un marroncino, un mattone, un color mattone. Oggi sono molto, mi invento così i colori, un color mattone, che magari non è assolutamente questo, però secondo me sì. E stendo questo sopra la piega. Uso anche qua il pennello Dior, anche se questo è un po' più da palpebra fissa, ma penso che... posso andare bene per non salire troppo con il colore.
e vado a portarlo anche un po' verso il basso. Poi pencil brush pennellino piccolino, anche questo della collezione Dior, vado a prelevare il marrone, il primo che abbiamo utilizzato, e lo stendo sulle ciglia inferiori. I pennelli della collezione devo dire ottimi, molto molto buoni e sono anche molto molto delicati sulla pelle, questi mi piacciono tanto. Pennello da sfumatura, sì, è un po' zozzo, devo lavargli i pennelli, vado a sfumare il tutto. E sarebbe interessante fare anche un video in cui faccio vedere al microscopio i pennelli sporchi e quelli puliti. Che cosa ne dite? Mi fa ancora più paura far vedere i pennelli sporchi, perché secondo me ci trovo tipo degli insetti che camminano, boh, non lo so, magari tipo gli acari, avete presente quelle robe pazzesche? Che tipo non le vedi, però se ci metti il microscopio e le vedi ti viene una specie di mezzo infarto, perché sai che hai usato quelle robe per anni, ecco, una roba del genere. Forse non è una buona idea fare un video, no, ma potrebbe essere interessante. Che cosa ne pensate? O magari anche la Beauty Blender al microscopio, mamma mia, mi fa davvero paura pensare che cosa può essere la Beauty Blender al microscopio, e io la lavo ogni singolo giorno, ragazzi, Se volete evitare brufoli, è una cosa molto importante lavare la Beauty Blender, perché va proprio a contatto con tutto il viso quotidianamente, quindi quello che, cioè, la sporcizia il giorno prima, altrimenti ve la trapiantate giorno dopo giorno. Per quanto riguarda i pennelli, come potete vedere, non sono altrettanto brava, però potrebbe essere secondo me una cosa interessante far vedere questo al microscopio. Boh, non lo so, ditemi voi, sapete che poi aspetto sempre di capire se è una cosa che vi può piacere oppure no. Prelevo un po' di questo marrone, che è molto simile a quello che abbiamo usato prima, solo che questo è opaco, perché il mio trucco mi sembra... sono a fuoco, perché... videocamera, perché non mi metti mai a fuoco? E mi sembra un pochino troppo chiaro l'ombretto, quindi vado a... almeno nella piega a scurirlo un po'. Poi sfumo nuovamente, però tento di andare più leggera, perché questi ombretti si sfumano talmente con facilità che non bisogna insistere troppo. Per finire della palette vado a prendere, ci sono due colori che potremmo usare come illuminante, vado ad utilizzare, diciamo, questo che è opaco sotto il sopracciglio. Anzi, sapete che vi dico, facciamo un mix di entrambi, un po' di quello opaco e un po' di quello luminoso. Tutto sotto il sopracciglio. Ok, ora matita occhi, ne ho una assolutamente nuova, anche qui è della NYX, della Always Keeping It Tight, ed è una micro matita, quindi sarà, devo dire, spero, semplice da applicare, perché quelle micro di solito sono molto precise. Tra l'altro volevo aggiungere che nel video degli anni 90 in molti mi avete scritto: oh, ti sei dimenticata il cioè. Cavolo, avete assolutamente ragione. Io ero tipo abbonata, non so se esistesse l'abbonamento, ma mi ricordo che mandavo la mia mamma, e quando usciva, mi sa che usciva di venerdì, può essere? Mi ricordo che la mandavo ogni settimana, dovevo assolutamente avere il cioè. E poi si leggevano quegli articoli assurdi, tipo: ho baciato un ragazzo sulla guancia, sono incinta, quelle robe pazzesche. Però era fighissimo, mi ricordo il cioè. Poi ogni tanto regalavano le robe, c'erano tipo i ciucciotti, quelli di plastica, oppure tipo lucida labbra assurdi, dai colori e dai glitterini pazzeschi. E sì, no, avete assolutamente ragione, anch'io me lo ricordo il cioè, lo adoravo. Io ho fatto raffiorare molti ricordi in voi, ma voi mi avete aggiunto delle cose che io ormai non mi ricordavo più. Ed è stato bellissimo, davvero, un tuffo nel passato, e l'abbiamo fatto tutto insieme. Sono molto molto contenta che vi sia piaciuto quel video. Tra l'altro mi sono resa conto che alla fine la palette di Too Faced nuova non l'ho utilizzata per questo trucco, ma la utilizzeremo la prossima volta. Se vi piace questa tipologia di video, sapete che ve la faccio sempre molto molto volentieri. Alright, passiamo al mascara. Questo è di By Terry ed è il Lash Expert Twist Brush, quello che abbiamo visto nell'ultimo video spacchettamento, in cui praticamente vai a girare il tappino e la forma dello scovolino cambia, pazzesco. Andiamo ad usare questa così, tutta twist, tutta girata. Vado a stendere sempre molto molto abbondante, uno strato sempre molto abbondante di mascara. Ok, proviamolo anche
con lo scovolino dritto, vediamo se cambia qualcosa. Allora, secondo me è molto molto meglio lo scovolino dritto. Non so quali siano le due funzioni, ma secondo me scovolino dritto all the way, anche se ho sbavato un po' qui all'interno dell'occhio e questo non ci piace. Comunque, e poi ovviamente me lo vado a mettere anche sui capelli, come al solito. Ho sempre una ciocca di capelli nera dopo che mi sono applicata il mascara. E così, con e senza mascara. Mi sembra molto molto buono questo mascara. Allunga, volumizza. Vabbè che ho appena fatto il lash lift, quindi ho anche di mio le ciglia comunque più lunghe, più volumizzate. Però è davvero davvero ottimo. Apre molto l'occhio, mi piace, devo dire. Ci piace, forse lo scovolino così grande non sono abituata, quindi è un po' più difficile per me applicarlo, ma ci piace parecchio. Sì. Ok, per quanto vi riguarda ragazzi, questo mascara è promosso a pieni voti. Super super cigliozze, super voluminose. Mi è piaciuto molto. Ora passiamo, che cosa ci manca? Ci mancano le sopracciglia. Anche qui ho un prodotto nuovo, mai usato, è di Mesauda ed è il brow liner delineatore per sopracciglia. È praticamente un prodotto in gel. Secondo me, allora, questo è blonde e poi quello subito dopo blonde era un pochino troppo scuro, mentre questo mi sembra un pochino troppo chiaro. Cioè, in realtà sarebbe giusto per me, però mi piace avere sempre le sopracciglia un po' più scure. Non so perché mi piace, ok? Però, non so che cos'ho. Però vado ad utilizzare questo. Andiamo a provare questo colore. Vabbè, una volta steso non è necessariamente troppo chiaro, anche se mi piacerebbe fosse leggermente più scuro, ma vi dico, il colore subito dopo, almeno ne hanno fatti solo 4 di colori mi sa di questo prodotto, e quello subito dopo è un pochino troppo scuro, quindi questo credo sia il più simile al mio colore. Vi devo dire che inaspettatamente questo colore mi piace molto e questo prodotto mi piace molto. Di solito preferisco le matite rispetto ai prodotti in gel per sopracciglia, appunto perché devo sempre avere un pennello pulito, si perde un pochino di tempo in più, però mi piace molto sia il colore che il risultato finale. Sì, mi piace molto, inaspettato, ma potrebbe diventare uno dei miei prodotti sopracciglia preferiti, perché è davvero, davvero, davvero carino, cioè mi piace, non so perché, ma questo sopracciglio mi sembra un pochino più chiaro rispetto all'altro, eppure ho usato lo stesso prodotto. A questo punto che cosa ci manca? Ci mancano le labbra, manca il rossetto, e qui sono molto emozionata, perché vado ad utilizzare, taran, sempre la palette di rossetti, però questa volta della collezione Backstage di Dior. Sembrano tutti veramente stupendi e tra l'altro sono tutti opachi, almeno non hanno glitterini, non hanno pearlescenze, poi non so se sono shiny oppure opachi. Ah ok, qui c'è scritto 3 sono gloss, quindi allora in realtà dovrei girarla così se non sbaglio. 3 sono gloss, poi ci sono 3 colori satin e poi ci sono 3 colori matte. Io andrei però, visto che quelli matte mi sembrano purtroppo un pochino troppo scuri, specialmente per questo look, andrei ad utilizzare quelli satin e vado a stendere questo al centro, che è un po' un nude, sì, un nude non troppo chiaro. Lo sto applicando con il dito perché è molto più semplice. Wow, molto molto carino devo dire anche questo, molto bello. Peccato che non ce ne fosse uno un po' più chiaro opaco, ma molto molto bello, coprente, naturale. È un piacere averlo addosso perché non secca la pelle, le labbra, insomma. Mi piace molto, mi piace molto 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 anche la colorazione. Anche qui nella palette i singoli rossetti, almeno quello che ho provato, sembra della stessa qualità dei rossetti singoli, appunto. Quindi mi piace che abbiano creato palette però con tutto prodotti di qualità al top. E questo è il nostro trucco di oggi. Mia family, spero vi sia piaciuto. A me piace molto questo abbinamento viola con il marrone.
rossetto molto carino. I prodotti che mi sono piaciuti di più sono, vabbè, prodotto sopracciglia, piaciuto molto, non me l'aspettavo. Mi è piaciuta molto la cipria di Becca per l'effetto che fa, è sicuramente un prodotto da avere se siete una makeup junkie, insomma è sicuramente un prodotto molto interessante. Mi è piaciuta moltissimo sia la palette di ombretti che la palette di rossetti Dior, sono pazzesche. Mi sono piaciuti i pennelli di questa collezione, mi è piaciuto molto anche il mascara by Terry, non mi sono piaciuti i fondotinta, devo dire, e non mi è piaciuto per niente, il prodotto peggiore sicuramente è stato questo illuminante che è veramente disastroso. Quindi questo è quanto, ragazzi. Spero vi sia piaciuto questo trucco, come al solito scrivetemi tutto nei commenti, sapete che li leggo tutti, vi voglio bene, vi abbraccio fortissimissimissimo e noi ci vediamo, questo video mi sa che lo vedrete giovedì, quindi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!